Amici viaggiatori, benvenuti a questa nuova puntata di Il Turista, cartoline dall'Italia. Oggi visiteremo uno dei borghi più belli d'Italia. Ci troviamo a Deruta, nella provincia di Perugia. Questo è il Borgo della Ceramica. Benvenuti in Umbria. Deruta è un comune italiano di 9.530 abitanti. Come abbiamo già detto, è noto per la produzione di ceramiche artistiche. Numerose all'interno del borgo sono le antiche fornaci che appunto servivano e che servono per la produzione di questi gioielli in ceramica, un vero e proprio paradiso per turisti. Qui siamo di fronte ad un piccolo museo a cielo aperto. Su questo edificio sono incastonati decine di piccoli capolavori in ceramica, pensate, alcuni addirittura risalenti al 1500. Quella che vedete qui è la vecchia fabbrica della ceramica, che ancora fa bella mostra di sé grazie all'ingresso assolutamente spettacolare. Risaliamo verso il centro storico, passando per il percorso ceramico. Durante il tragitto queste belle opere ci incuriosiscono per le frasi riportate. Le origini di Deruta rimangono in parte sconosciute, sicuramente è sempre stata un valido baluardo di Perugia, a sud, verso Todi. Questa è la meravigliosa Piazza dei Consoli, il punto di ritrovo per tutti gli abitanti di Deruta. Guardate qui, la bella fontana è del 1848. Ormai l'abbiamo capito, l'artigianato a Deruta si identifica con la produzione appunto di maioliche artistiche. Il documento più antico su questa forma d'arte risale, pensate un po', al 1290. In questo periodo vengono prodotti oggetti d'uso comune con scarse decorazioni. Nei secoli successivi la maiolica derutese raggiunge il massimo splendore, diffondendosi nel Cinquecento nelle maggiori piazze italiane. Ad oggi la ceramica qui prodotta è famosa in tutto il mondo. Non mancano ovviamente, come potete vedere, le varie botteghe o negozi che vendono i piccoli capolavori in ceramica. Assolutamente impossibile resistere all'acquisto. Quella che vedete qui, amici viaggiatori, è la bella chiesa di San Francesco.
Fu consacrata nel 1338 dopo essere stata ricostruita in seguito ad un violento terremoto. Beruta vi sorprenderà anche per il Museo Regionale della Ceramica, il più antico museo italiano di questo genere. Amici viaggiatori, finisce qui la quarta puntata di Il Turista, cartoline dall'Italia, ma non vi preoccupate, il nostro viaggio tutto italiano continua. Saranno ancora tantissimi i luoghi attraverso tanti speciali che andremo a visitare del nostro bellissimo paese. E quindi, amici turisti, ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie!